Era previsto un altro tema per il video di stasera, ma ho dovuto cambiarlo perché è uscito l'argomento, è uscito la polemica. Kalulu fuori 4 mesi, che sommati al mese e mezzo che si è già fatto vuol dire mezza stagione fuori. Quindi si conferma per il terzo anno di fila un giocatore che sta fuori mezza stagione. Per 2 volte è toccato a Maignan, questa volta tocca a Kalulu, entrambi francesi, entrambi abbastanza giovani, entrambi con problemi muscolari. A Kalulu però non è un caso singolo, perché oggi io vi parlo di numeri, oggi io vi parlo di numeri preoccupanti, perché il Milan negli ultimi 4 anni della gestione Pioli conta la bellezza di 209 infortuni muscolari, conta essere la prima squadra con la Juventus di Allegri seconda, e sappiamo che il team di Allegri, per quanto vogliono fare show in conferenza a Torino, ha sempre avuto problemi di emergenza e infortuni. Il Milan riesce ad averne di più negli ultimi 4 anni. E riesce ad avere una media, pensate, di 6 infortuni muscolari al mese, che corrispondono a circa 40-50 infortuni l'anno. Quello che però preoccupa di più, e l'ho postato su Twitter, vi invito ad andarlo a vedere, trovate il link in descrizione di Twitter, Instagram e TikTok, seguitemi anche lì. Quello che preoccupa di più è il fatto che gli infortuni del Milan di Pioli vadano a crescere. Cioè, se voi guardate la Juventus, ha avuto un anno di picco, poi addirittura sceso. E parliamo di Allegri, gli altri altalenanti. Quelli del Milan sono partiti piano piano nelle prime stagioni e sono sempre cresciuti, sono sempre stati di più, fino ad arrivare all'anno scorso che hanno toccato l'apice, superando i numeri di partite saltate dei giocatori del Milan per infortuni muscolari, superando le 100 partite. Parliamo di numero di partite saltate. Attenzione, il dato è importante classificarlo. Cioè, ci sono troppi infortuni muscolari. Io ho sempre detto, quando ho fatto i video, fate analizzare i campi di Milanello, perché c'è qualcosa che non va. Ebbene, informandomi, ho scoperto che i campi di Milanello sono stati totalmente rifatti. Quindi non può essere la causa degli infortuni. Mi sono informato su quanti infortuni avesse Pioli prima del Milan. Ebbene, dati rilevanti non ne ho trovati, perché si va in anni troppo addietro dove internet non era un mezzo usato per questo tipo di numeri, no? Non c'era ancora il transfer market ben aggiornato. Però ho trovato degli articoli che parlano di emergenza infortuni alla Lazio, all'Inter, alla Fiorentina. Ora non so quanto possono essere rilevanti, però parlo di quello che so. E al Milan si continua a non fare domande precise in conferenza. Si continua a dire, ci dicono i giornalisti che frequentano Milanello, che gli infortuni ce l'hanno tutti. Siamo d'accordo, ma che gli infortuni ce l'abbiano tutti è palese. Ma quanti ne ha il Milan e quanti ne hanno gli altri? Perché qua il problema non è l'infortunio, ma la quantità di infortuni muscolari che ha il Milan. Cioè, non è possibile ritrovarsi poi periodicamente tra ottobre e novembre e tra febbraio e aprile con la squadra falcidiata di assenze, scusate, tra gennaio e marzo, con la squadra falcidiata di assenze, perché poi pesano e nei punti pesano, perché la squadra automaticamente, facendo giocare sempre gli stessi, è stanca. Perché se ti mancano dei titolari importanti la qualità cala e di conseguenza perdi punti. E se perdi punti perdi l'obiettivo, e se perdi l'obiettivo perdi soldi. È tutta una catena di montaggio che parte dal singolo infortunio muscolare che può sembrare voler dire nulla, ma che culmina in un problema grave, che non capisco perché ci si voglia tappare gli occhi e non si voglia affrontare. Allora, ci vengano a spiegare i preparatori del Milan, ci spiegano, dice, per la preparazione che noi facciamo, per il rendimento che il Milan fa, per il tipo di gioco che viene richiesto, fatto di strappi nel senso di corsa, fatto di sacrificio, eccetera, purtroppo noi mettiamo in conto che accada questo. Però almeno c'è una spiegazione, poi possiamo obiettare, non obiettare, però almeno ci spieghino perché accade questo. Non si facciano ricchi da mercante e si risponde con: eh no, ma gli infortuni succedono a tutti, eh no, ma tanto quello è traumatico, quello è capitato, quello non è niente, l'affaticamento,
perché poi la comunicazione è poco chiara su quello c'ha l'affaticamento, quello non ha la lesione, ma salta due partite. Salta due partite per cosa? Cos'ha? Cioè, il tifoso si infervora perché vorrebbe un po' di chiarezza. Perché vorrebbe che venisse spiegato perché da 4 anni il Milan è la squadra tra le big che subisce più infortuni muscolari. Perché se tu subisci più infortuni muscolari delle tue concorrenti, è fisiologico che ne perdi in punti. Perché se l'Inter che poi è l'esempio in positivo, perché è quella che ne subisce meno, ed è un merito dei loro preparatori, le hanno pure cambiate perché c'era Conte prima. Costellini mi sembra bravissimo, non c'era mezzo infortunio. E se l'Inter non li subisce mai e il Milan li subisce, è normale che poi l'Inter fa più punti, fa più prestazioni, vince più partite. Perché il Milan si trova defalcato di diversi uomini nei punti cruciali della stagione. Ma questo non è una colpa dell'Inter, è una colpa del Milan. Ora, i numeri sono numeri, i fatti sono fatti, adesso però si intervenga, cioè è 4 anni che ci chiediamo si intervenga su qual è il problema, si focalizzi qual è il problema, oppure se il Milan sa, se Pioli sa, se i preparatori sanno qual è il problema, ci dicano semplicemente, ci dicano guardate perché succede questo, succede per questo, questo e questo, e noi siamo tranquilli che succede per quello, almeno lo sappiamo. Poi discutiamo nel merito se è giusto o sbagliato che avvenga. Però almeno abbiamo una risposta. Perché sono 4 anni che noi vediamo cadere uno dopo l'altro i nostri giocatori per mesi, 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 mesi. A volte tornano e si rifanno male. È successo a Maignan, è successo a Kalulu. Addirittura adesso Kalulu è finito sotto i ferri per una lesione. Però nessuno ci spiega mai il motivo di questi numeri vergognosi, di questi numeri aberranti che stanno avvenendo. Sulla questione degli infortuni. Adesso noi andremo con l'Udinese. Ora, Loftus-Cheek è tornato in gruppo, sì. Giocherà? Non credo, perché c'è il Paris Saint-Germain 3 giorni dopo, a meno che non gli metta a fare i minuti e lo toglie al 50esimo. Si insisterà con Luca Romero, lo affronteremo magari in un altro video questo argomento. Spero di no, spero che si metta muso a largo, o che si cambi il modulo, che si sia un po' più pragmatici con la testa. Che mettere Luca Romero lì perché ha dimostrato già Luca Romero di non essere pronto. Però vedete dove ci riduce l'emergenza infortuni. Che si fa male Pulisic e si fa male il vice Pulisic. Si fa male Maignan e si fa male il vice Maignan. Si fa male Chaou è squalificato e si fanno male Kjaer e Kalulu. E questa è anche sfortuna. Però io vi vengo incontro su quella che è sfortuna, voi però spiegatemi. E spiegateci, non a me che non sono nessuno, spiegateci a noi tifosi perché il Milan ha questi numeri infinitamente sproporzionati rispetto ad altre big, proporzionati rispetto alla Juventus, che però non è un esempio positivo, perché ripeto, Allegri nei suoi anni parlano i numeri, non lo dico io, ha avuto sempre un grosso tasso di infortuni, forse a parte l'esperienza 2015-2017 alla Juve, però nel Milan aveva un grosso tasso di infortuni e da quando è tornata alla Juve ha un grosso tasso di infortuni. Perché c'è un dislivello con l'Inter? Perché c'è un dislivello con la Lazio? Perché c'è un dislivello persino con la Roma, che ha tanti infortuni e che l'anno scorso è stata al passo del Milan, ma ne ha avuti di meno a livello di infortuni muscolari? Si possono avere delle risposte su questa cosa? Scrivetemi invece la vostra motivazione qui nei commenti. Iscrivetevi al canale, lasciatemi piace al video, commentatelo e condividetelo. Scrivetemi su Instagram, Twitter e TikTok perché i dati li posto nelle storie. Forza mia!